Gli incendi dell'Aquila stanno facendo scuola in Italia per l'uso dei droni con termocamera da parte del comparto specializzato dei Vigili del Fuoco, la cui scuola centrale di formazione e sperimentazione si trova proprio nel capoluogo d'Abruzzo. Nei fronti degli incendi di Arischi e Canzatessa stanno volando 12 droni che realizzano una sperimentazione a livello nazionale per un protocollo di georeferenziazione dei punti dei focolai con delle coordinate che vengono trasmesse direttamente ai mezzi aerei per consentire loro di fare lanci selettivi sulle zone calde dell'incendio. Gli stessi dati sono trasmessi anche alle squadre a terra per indirizzare gli interventi in modo preciso sui focolai. È intanto in corso in queste ore anche una sperimentazione per la raccolta dei dati sul comportamento del vento. Il protocollo in via di definizione consentirà di tracciare un quadro complessivo e dettagliato della natura e del movimento del fronte dell'incendio, protocollo poi da applicare in tutta la nazione. Queste sono le prime sperimentazioni di questo tipo di servizio che apre scenari di utilità su questo tipo di interventi che stiamo verificando praticamente non con una semplice esercitazione ma dal vero, appoggiando le decisioni strategiche che vengono prese dalla direzione delle operazioni. In particolare il rilevamento dei punti caldi dell'incendio sotto quello che noi vediamo fumare ci dà idea soprattutto della precisione e della bontà dei lanci dei mezzi aerei in cui misuriamo il raffreddamento della superficie e ci permette anche di stimare le distanze rispetto ai punti in cui sono presenti degli uomini, sia per motivi di sicurezza primaria degli operatori, sia per progettare e valutare lo stendimento delle condotte idriche per gli approcci di spegnimento da terra. Quindi una tecnologia in affiancamento che sta dando dei ottimi risultati.